Filippo Aversa, buongiorno. Buongiorno a te Fabrizio. Presidente del distretto Catana-Ognina al porticciolo di Ognina, che si sta preparando a un grandissimo evento, ce ne vuoi parlare? Sì, l'evento praticamente è quello della Coppa Sicilia 2015, è in concomitanza a un evento importante della città di Catania che è quello del lungomare liberato, che sarà il 21 e il 22 marzo prossimo. Quindi spero che di superare le presenze dell'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo avuto 14 squadre partecipanti con un afflusso notevole di atleti. Speriamo di superare questo numero. Fra altre cose c'è un torneo promozionale sabato dedicato ai ragazzini di 14-18 anni, quindi diciamo ci stiamo muovendo in tal senso per la buona riuscita dell'evento. Una Coppa Sicilia che ormai è diventata un appuntamento fondamentale per la canoa polo nazionale, anche perché in Sicilia il movimento è cresciuto tantissimo. Quanto valore c'è in Sicilia in questo momento? Ma diciamo che ci sono, partecipano a questa Coppa Sicilia quattro squadre di Serie A, quindi quasi il 40% del campionato nazionale, quindi è una Coppa Sicilia di vertice, di assoluto valore agonistico, ed è diciamo è l'evento che ti fa capire come va a finire il proseguo del campionato, che sarà praticamente a maggio. Quindi è un appuntamento, è un classico per Ognina, che lo organizziamo ormai da 10 anni a Ognina, e quindi è un appuntamento che valuta lo stato delle squadre. Questo impegno della Coppa Sicilia è un impegno che si lega al lungomare liberato, quindi è una città che sta andando ad abbracciare lo sport. Quanto è importante per Ognina il rilancio sportivo, per l'integrazione della città di Catania? Ma sai, il borghetto di Ognina è un borghetto che ha la sua tradizione, è legato anche a questo evento, diventa veramente un impegno importante, un evento importante per la città di Catania e per tutti quelli che amano lo sport nautico, quindi vi invito tutti a partecipare, a venirci a trovare 21 e 22 prossimo. Grazie Filippo e in bocca al lupo per questa splendida manifestazione.